Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Amici del grande calcio, bentornati su Senza giri di parole, io sono Biazaku. E io Tatsuna. Oggi analizziamo Xavi Simons, calciatore di 19 anni, 2003, olandese, alto più o meno 1,79 m, 1,80 m, destro di piede, che gioca come centrocampista, mediano, trequartista e da quest'anno punta, esterno destro e esterno sinistro. Questo giocatore, per gli appassionati dei giovani talenti, quindi quelli che vanno alla ricerca del talento anche nelle giovanili, lo conosceranno senza alcun dubbio, perché questo è stato forse uno dei talenti più chiacchierati da quando aveva 14 anni, che era capitano della cantera del Barça. Sicuramente il giovane più promettente, giocava con tanti talenti che sono usciti dalla cantera, però si parlava solo di lui. Questo giocava con Gavi. E Gavi era oscurato da questo ragazzo qua, tra virgolette. Ad un certo punto, però, quando aveva 17 anni, se non erro, è stato acquistato dal Paris Saint-Germain. Quindi il Barcellona è rimasto fregato è quasi derubato da questo talento che aveva coltivato fin dalla tenera età. Solo che al Paris Saint-Germain non sono riusciti né a farlo crescere né a dargli il giusto spazio, il giusto minutaggio. Tant'è che si parlava di un talento sprecato, di un talento che si era bruciato, però, come successe per Odegaard, che adesso stiamo vedendo che sta facendo, diciamo che lo stesso percorso che ha fatto Martin ha appena iniziato, lo stesso percorso anche Xavi Simons, perché il talento non puoi perderlo così, per magia. A 19 anni viene preso dal PSV e adesso sta rompendo il culo a tutti. Ragazzi, io vi invito a vedere pure le immagini, che adesso stiamo guardando il primo Xavi Simons, piccoletto, 17 anni, che ha una tecnica che sembrava tipo una copia di Xavi, di Iniesta. E dopo vedremo come è diventato, perché dopo vedremo le immagini del PSV, e attualmente queste sono le sue statistiche. 10 gol e 4 assist per uno che ha fatto 17 partite. Non male per uno che era stato considerato finito già. Iniziando a parlare di pro e di contro, secondo me il suo pro principale, a parte la tecnica che è evidente, è proprio esperto di calcio. Essendo stato un prodigio fin da bambino, ma si vedeva già quando aveva 14 anni, lui sa proprio giocare a pallone, sa tutti gli aspetti, fin dai minimi dettagli, i movimenti di compagni, c'ha una visione di gioco che è clamorosa, che aveva fin dalla tenera età. Adesso si sta evolvendo nuovamente in un'altra tipologia di giocatore e mi sta impressionando proprio in questa cosa, perché sta quasi sfruttando tutte le sue conoscenze che ha acquisito facendo il regista, il centrocampista, per fare un giocatore offensivo, quindi quasi un attaccante, un trequartista. E questa cosa veramente potrebbe anche creare una nuova tipologia di giocatore offensivo. Invece il suo contro, siccome è migliorato fisicamente, perché altrimenti ti avrei detto il fisico, lui secondo me, anche se è partito così tanto bene, adesso sta in un periodo dove deve sciogliere il ghiaccio, deve togliere la ruggine. Cioè, la naturalezza con cui giocava ce l'ha ancora, però non è la stessa identica. Lo vedremo. Cioè, alla fine mo io lo vedo proprio in quel periodo che sta praticamente si sta liberando, sta riaprendo le ali. Quest'anno sarà sia di transizione che un modo per rilanciarsi. Quindi, secondo me, il vero Xavi Simons lo vedremo l'anno prossimo, lo stadio finale. Dopo che finalmente avrà tolto tutta la ruggine e gli ingranaggi saranno ripartiti a pieno regime. Momento in cui potrebbe anche tornare, essere tornato a quel punto al Paris Saint-Germain, perché da poco è stato confermato che c'è una clausola soltanto a favore del Paris, casomai se lo voglia Ah riprendere. sì, quindi se lo vogliono rovinare un'altra volta, vabbè, ci Eh sta. sì, figurati.
No, per quanto mi riguarda invece il suo proprio principale è il controllo di palla. Io questo però lo dico sia nel metterla giù, nell'addomesticarla, sia nel gestirla. E se Xavi Simons ti vuole fare un home run con la palla, te lo fa. Se ti vuole fare un passaggio proprio a cecchino, te lo fa. E questa sua gestione del pallone così tanto precisa e metodica a me piace tantissimo e penso che poi sia anche un'arte piuttosto unica perché ci sono tantissimi giocatori che sono incredibili nei passaggi, però con questo livello di precisione no. Poi certo, come spesso dico, non è tanto una questione di qualità dei propri piedi, ma di che cosa vedi con i tuoi occhi, perché molti dei più grandi passatori della storia non è che avessero di per sé la tecnica migliore, però vedevano il campo come nessun altro lo vedeva. Se dovessi nominarti un contro è che bravissimo ad aver messo su Massa, gli serviva perché si è dovuto scrollare di dosso un po' quello che era il suo punto debole principale, soprattutto quello su cui puntavano tutti gli avversari, cioè gli mettevano l'uomo addosso, vabbè, lo buttavano giù ogni volta. Però ha perso velocità e non ne ha persa poca, nel senso che tu prima potevi vedere Xavi partire in solitaria e accumulare chilometri su chilometri. Mentre adesso fa un po' più di difficoltà, si vede che si è appesantito. Secondo me è una cosa anche positiva, anche perché comunque non è che debba fare, non è mai stato un giocatore da corsa lunga. Sul breve sì, perché a lui è sempre piaciuto dribblare sul posto. Ha perso un po' troppo, cioè secondo me può equilibrare, può trovare un Sì. equilibrio tra la massa e la velocità di corsa. Guarda, ti dirò, questo problema capita spessissimo a tutti i giocatori che erano bassi e poi crescono improvvisamente. Perché lui praticamente fino a 2 anni fa era 15 cm in meno. Quindi può essere pure che si deve abituare al suo nuovo corpo, ci vorrà un annetto e qualcosa. Quindi potrebbe Sì. anche aumentarla la velocità man mano che pure a 20 anni potrebbe essere molto più veloce di così. Ti ricorda qualcuno del presente o del passato? Allora, io devo dirti la verità, in passato ti avrei detto anche un po' Iniesta. Adesso no, adesso è più simile ad un Bruno Fernandes per come gioca. Ovviamente quello che sto per dire è un paragone semplicemente per gioco, Prendetelo con le pinze. Sarà perché è olandese. Mi piace pure il racconto che c'ha questa, la storia che c'ha questo ragazzo. Mi piacerebbe che diventasse, anche perché me lo ricorda un po' nelle caratteristiche, l'erede di Johan Cruyff. Quindi ti dico lui. E abbiamo dato una bella botta. Sì. Bene. Mi è Mi è piaciuto. piaciuto, va bene. Un voto allo Xavi Simons attuale e al suo potenziale. Allora, attualmente io gli darei un 6,5, anche se sta facendo molto bene, però ti ho detto io la ruggine la vedo ancora, quindi deve. Non lo vedo ancora così tanto efficace rispetto a come era da ragazzino. Per quanto riguarda il potenziale, per me 8,5. Secondo me un po' di potenziale si deve togliere semplicemente perché non ha avuto delle frenate. Per il talento che aveva da ragazzino, magari uno poteva anche non aspettarsi. Quindi secondo me questo bisogna considerarlo. Mi fa troppo piacere il modo in cui si è arenato in questa stagione e anche l'evoluzione che ha avuto. Mi fa ben sperare per il futuro. È difficile in questo momento pronosticare quanto forte riuscirà a diventare Xavi Simons, proprio perché in questo momento è come se stessimo vedendo un giocatore del tutto nuovo. Cioè, io noi ci possiamo basare su quello che era e su quello che stiamo vedendo adesso, ma quello che stiamo vedendo adesso è molto diverso da quello che era. Quindi secondo me è proprio difficile pronosticare con un voto quanto riuscirà a migliorare. Diciamo che io gli do questo voto, ma sicuramente cambierà anche alla fine di questa stagione. Io ti direi che la sua abilità attuale dopo 17 partite non posso alzargli troppo il voto, però 6 e mezzo glielo do tranquillamente perché semplicemente le qualità già c'erano prima, adesso le sta mettendo semplicemente in mostra. Invece per il potenziale 8, allora diciamo che lui meriterebbe di più per quello che
a livello tecnico. Lui ha tanto per fare bene. Il problema è semplicemente, ecco, a me un pochino spaventa sta cosa che il Paris Saint-Germain abbia la clausola, perché lui non è che non possa andare al Paris e fare sfraceli, lo può fare. Il problema è che il Paris ha troppi giocatori, non è cambiato niente rispetto a 2 anni fa. È vero che adesso sembra che stiano puntando di più sui giovani rispetto ad andare per forza a cercare il giocatore con l'esperienza e la maturità da mettere davanti, perché tanto hanno visto che non funziona. Però comunque poi avrà una competizione spietata che potrebbe anche fargli male. Cioè, voglio dire, questo è il suo primo anno, forse unico in cui avrà una titolarità piuttosto indiscussa. Probabilmente non lo vedremo noi, sicuramente non in Serie A, abbastanza certamente non lo vedremo in Serie A, però in generale questo è uno di quei giocatori esattamente come Ødegaard, che è in quel radar, in quel mirino di squadre, e non si muove da quei campionati che possono essere o la Premier o la Liga. Bene, non ci resta che aspettare, come al solito sarà il campo a parlare, il tempo ci darà tutte le risposte. Bene ragazzi, questo video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.